said no, 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 I said no, 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, 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 I said no, 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 no. No, 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 no. Siamo venuti a curiosare all'interno, anzi all'esterno dell'Inside, perché ebbene proprio qui all'Inside di Casarano in primavera, nella bella stagione, si aprono i giardini Inside. E allora vediamo cosa succede, perché veramente c'è tantissima gente. Amici di Fashion One, grande serata ai Giardini Inside di Casarano con i tre amici che sono tra gli organizzatori di questa grande serata. Abbiamo Mauro De Pascali, ciao Mauro. Ciao Marco, ringrazio tutti gli amici di Fashion One. Ok, poi salutiamo anche il nostro amico Andrea Seidita. Ciao, ciao Marco. Ciao. Per sei corone 20, grande, sei corone sulle mani. E poi Lorenzo Caputo, White. Firma di Fashion One. Ok, allora siamo ai Giardini Inside a Casarano, siamo nel centro di Casarano, la piazza principale, e insomma, Giardini Inside, ogni venerdì sera facciamo festa, ci divertiamo, c'è un sacco di gente e quindi facciamo festa con tutta la musica fuori, all'esterno, c'è un bar fuori, ci divertiamo, è un punto di ritrovo con tutti gli amici, ormai appuntamento fisso della Movida Salentina. Ecco, il venerdì che parte naturalmente alle 22:30 per poi proseguire fino per un paio d'ore, l'una e mezzo, sì, poi sì, insomma sì. Si beve una cosa con amici e si conosce ragazzi, i ragazzi conoscono le ragazze conoscono i ragazzi, insomma un bel punto di incontro, cari amici. Invece da questa parte abbiamo 6 Corone 20 che naturalmente vuole sponsorizzare appieno questa serata, perché come lui sa fare, insomma solo come lui sa fare, sponsorizza questa serata. Allora Andrea. Allora Marco, niente, noi prima di tutto riusciamo a portare queste persone qui a divertirci, perché siamo una famiglia, ci divertiamo insieme a White Family, con Mauro, Lorenzo, con Federico e anche Luca Lillo che è con noi. E niente, siamo riusciti insomma a creare questa atmosfera bella, parliamo di un 500-600 persone viste il venerdì. E i DJ di alta scuola, comunque Maurizio Magrilli, inaugurazione, con Maggino che ormai è un residence che lavora spesso con noi, e cerchiamo di rendere sempre più importante questo Giardini Inside, diciamo, la piazzetta. Bene, invece Lorenzo, da parte tua, no? Tu da quant'è che lo fai? Cioè, quando è nata questa serata? Da circa 2 anni, è un progetto principalmente White Family, con una collaborazione, come ha detto Andrea, con Sei Corone e con Luca Lillo. È un progetto semplice, alla base c'è pura passione, anche un minimo di professionalità, ed essendo un progetto White Family, che è una comitiva di amici, questa è la nostra comitiva. È una comitiva abbastanza grande, diciamo, perché sono 500-600 persone ogni venerdì. Senti, ma Lorenzo, tu come lo vedi questo venerdì? Cioè, da cliente, come lo vedi il venerdì dell'Inside? Secondo me piace, perché è semplice, ripeto, e siamo tra amici, non c'è nient'altro. Il concetto di base è la semplicità, naturalmente la spensieratezza del venerdì sera da trascorrere con gli amici qualche ora a bere un drink in compagnia di Mauro De Pascali, di Lorenzo Caputo e di Andrea Seidita per 6 Corone 20 insieme a White Family. Tra poco conosciamo anche Luca Lillo. Intanto vi aspettiamo ogni venerdì sera, Giardini Inside, ogni venerdì facciamo festa. Un saluto dagli amici di Fashion One. Grande Mauro, grande. Poi un saluto agli amici di Fashion One, vi aspettiamo tutti i venerdì, siamo qua. Bene, e pensate invece che Lorenzo vuole fare questo saluto in maniera più speciale. Come? Ciao Fashion One. Together.
questa cricca. Infatti, oltre agli organizzatori ci sono altri amici che al tempo stesso sono Piero, organizzatore di questa grande serata, Luca Lillo. Ciao Luca. Ciao, buonasera a tutti. Ecco Luca Lillo e Federico Imperiale. Ciao, buonasera a tutti. Ecco, allora con loro abbiamo detto insomma tutte le peculiarità di questa serata. Una cosa non l'abbiamo detta, insomma, il venerdì sera qui si può incontrare belle ragazze e bei ragazzi, giusto? Tutto, belle ragazze e bei ragazzi. Ecco, ecco, tu perché verresti qua da cliente? Beh, perché comunque è uno dei punti, ormai è diventato uno dei punti di ritrovo, so di trovare gli amici, so di trovare belle ragazze e bei ragazzi, si beve bene, ecco, è un ottimo punto di riferimento per il venerdì. Senti, invece, diciamocela tutta, ma qualcosa qui si è creata, qualche coppia all'interno dell'Inside che tu sei? Perché vedo che c'è veramente tanta gente, quindi, tra l'altro, come dicevamo prima, tanti bei ragazzi e belle ragazze, quindi qualche coppia si è creata qui secondo te? Ma guarda, ti dirò, forse sì, forse no, però comunque sono cose private quelle, dai, non lasciamole, sì, sì, lasciamole a loro. Va bene, invece Luca, allora Luca, tu parli dal punto di vista musicale, perché insomma sono DJ veramente bravi, musica d'ascolto o musica d'accompagnamento, giusto? Diciamo, sì, musica d'ascolto, DJ, diciamo, amici, no? Dei friends, come Maurizio Magri, Andrea Maggino, Dario Palomele. Va bene amici, noi insomma facciamo, ci frizziamo tutti quanti insieme, frizzati dai Giardini Inside, vi aspettiamo qui. Naturalmente venerdì prossimo noi saremo qui frizzati, così. Cari amici di Fashion One, beh, di titolari ne abbiamo conosciuti veramente tanti e in tanti locali abbiamo conosciuto dei titolari che si chiamano Antonio. Anche qui il nostro proprietario dell'Inside si chiama Antonio. Ciao caro, come stai? Bene, bene. È quasi un classico andare proprietario Antonio, sì. Com'è? Molto spesso l'Antonio decide di fare un locale. Beh, è un'idea che è nata da un anno e mezzo insieme al mio amico qui, Mauro. E il progetto sembra che va bene, non ci lamentiamo. Oltre a fare le serate, facciamo anche caffetteria, aperitivi. Perché ricordiamo allora che l'Inside è un locale. L'inverno non c'è tutto il suo giardino, questa, l'inverno no, è più primaverile. Quindi l'inverno è un bar, è un locale dove sicuramente si fanno gli aperitivi, o no? Esatto, esatto, noi facciamo gli aperitivi tranquillamente a mezzogiorno, sera e poi la caffetteria la mattina, che comunque funziona abbastanza bene con dei cornetti buoni. Buoni, e se hai detto così sorridendo vuol dire che sono veramente buoni. E invece volevamo capire, com'è nata l'idea questa serata così dal nulla, oppure era stata già programmata? Avevi già l'intenzione di farla? Sì, diciamo che il bar è nato anche per le serate. E poi ho trovato qui Mauro, che comunque mi ha dato una mano e ci ha creduto insieme al mio progetto. E finalmente funziona, sta funzionando, siamo contenti. Una cosa bella a Casarano, nel pieno centro, ospitare tanta gente che naturalmente vuole passare qualche ora in divertimento con gli amici. Antonio, un'altra cosa, da quanto è aperto il bar Inside? Allora, il bar è aperto dal 17 novembre del 2012 e niente, io devo dire un grazie soprattutto all'amministrazione comunale, che comunque ci sostiene ed è, ci va bene, ci aiuta ed è consapevole di quello che ormai a Casarano è nato in questi mesi, perché comunque sono solo dei mesi. Abbiamo iniziato l'anno scorso, il 5 aprile, questo progetto, e sta andando bene comunque, ripeto, siamo contenti. Certo, ogni sera, ogni venerdì l'ansia è troppa, però comunque va bene. Amici, voi che ci seguite da casa, mi raccomando, non mi fate stare ansioso Antonio, venite qui ogni venerdì, venite a trovarlo, perché veramente è un ragazzo genuino, un ragazzo veramente alla mano, un ragazzo che è ospitale e cordiale. Senti Antonio, ultima cosa, dove sei ubicato? Dove è ubicato l'Inside? In piazza San Giuseppe, la piazza centrale di Casarano, che ormai conoscono quasi tutti. Bene, allora saluto gli amici di Fashion One. Un saluto a tutti e ringrazio tutti i presenti di questa sera. Fashion One, siamo con Mario, è il barman ufficiale dei Giardini Inside, sta lavorando, e questo è bello, disturbare le persone quando lavorano. E allora, cosa ci stai preparando di buono? Guardi, sono due drink che sono i classici drink della massa, secondo il mio parere,
è la massa, è la maggior parte delle persone, percentuali, andiamo in percentuali, dai. L'80% della massa beve questi drink, purtroppo al mondo d'oggi dobbiamo farli. Esatto, parliamo di questi, quali drink? Quali drink? Parliamo di quattro bianchi, angeli azzurri, cose inventate. Ammazza, cioè qui si beve pesante, andiamo giù pesante, quindi quattro bianchi, cioè io pensavo fosse un vodka lemon. Comunque sia, qualsiasi drink che verrà fatto viene sempre rispettato delle dosi precise, quindi automaticamente non verrà mai un drink molto eccessivo a livello, diciamo, alcolico, troppo pesante, insomma. Ok, senti, avete un cocktail particolare qui ai Giardini Inside? No, sinceramente non ci siamo mai messi a... La prossima volta che veniamo vogliamo sapere, vogliamo conoscere il nuovo drink ufficiale dei Giardini Inside, e intanto cosa ci prepari di buono? Fashion One, tutti venerdì Inside. Amici di Fashion One, vi aspettiamo qui tutti venerdì ai Giardini Inside. Belle serate, bella musica, buon cocktail, buonissimi. Ciao, un bacio. Allora, amici di Fashion One, quello che vi posso consigliare è ogni venerdì Giardini Inside. Il venerdì è solo Inside Caffè.